In un momento storico per la Chiesa universale che a Roma sta vivendo il Sinodo dei Vescovi, si è svolto a Giulianova, presso la sede della piccola Opera Caritas, il convegno internazionale dal titolo La famiglia in Europa tra crisi e progettualità. L'obiettivo dell'incontro, al quale hanno preso parte relatori provenienti da tutta Europa, è stato quello di accendere i riflettori sulle famiglie, in particolare quelle che vivono una condizione di fragilità. È davvero un momento importante perché siamo di fronte a una situazione nella quale dobbiamo riscoprire come costruire la società del futuro, soprattutto sollecitati dalle grandi questioni internazionali, e credo che la famiglia, proprio in questo contesto, può essere punto di riferimento per ritrovare quelle motivazioni per costruire un mondo migliore, soprattutto aiutando i nostri ragazzi a non sentirsi soli e la famiglia, vissuta nella sua pienezza, possa essere veramente il punto di partenza per costruire un mondo migliore. All'evento ha preso parte anche la ministra per la famiglia, la natalità, le pari opportunità, Eugenia Roccella, che ha voluto rimarcare il lavoro che il governo sta portando avanti e di come le politiche pubbliche possono favorire e mai ostacolare le iniziative della società civile, ricoprendo un autentico spirito di sussidiarietà. Noi abbiamo fatto una serie di misure a sostegno della famiglia, sia appunto nell'ultima finanziaria con l'implementazione dell'assegno unico e con altre misure, sia in questa con la decontribuzione per le mamme lavoratrici dal secondo figlio e con gli asili nido gratis per le donne, per le coppie dal secondo figlio in poi. Le donne dicono che vogliono almeno due figli e poi in realtà non li fanno, oppure fanno un solo figlio, un figlio unico. L'Italia è il paese dei figli unici. Quindi noi siamo intervenuti su questa problematica, cioè sul secondo figlio, per aiutare proprio le coppie a fare i figli che desiderano, a non fermarsi al primo perché ci sono degli ostacoli, a partire per esempio dagli asili nido su cui siamo intervenuti e dall'impoverimento familiare.